Allora, innanzitutto grazie a tutti e mi dispiace intervenire così perché sarei... Si sente! Quelle persone del blu che riescono di stare tra di voi. Ma la cosa più importante è dimostrare ancora una volta che a noi non ce ne frega niente né dei rossi, né della destra né della sinistra. Noi stiamo là per San Basilio. Sì! Per casa mia! Se ne facciano tutti una ragione! Se ne facciano una ragione i nostalgici degli anni 70! Se ne facciano una ragione chi vuol dividere il popolo! Se ne facciano una ragione i politici, i partiti e i sindacalisti! Noi siamo il popolo, noi siamo Roma, noi siamo l'esercito degli occupanti, noi siamo le borgate, noi siamo quelli che a fine mese soffrono per arrivarci, siamo quelli che rischiano di essere sfrattati. Noi non siamo politicanti, non siamo politici da quattro soldi. Quindi la nostra presenza sui territori, a San Basilio, così come in tutte le borgate di Roma, è una presenza reale, vera, di cuore, è una presenza militante, volontaria, è una presenza di lotta di classe autentica, perché noi, oggi come ieri, e ieri come domani, noi stiamo con gli sfruttati contro gli sfruttatori, stiamo con gli oppressi, stiamo con i dominati, perché la lotta di classe è ancora il motore della storia, con una grossa differenza rispetto al passato, che è l'unica bandiera che oggi il popolo riconosce a tre colori, verde, bianco e rosso. Tutti gli altri colori non ce ne fosse un cazzo, non ce ne fosse più nulla, a voglia che giornalisti, politici, Michelini vari, continua a scrivere di qua, picco pallino di là, a noi non se ne frega niente, non se ne frega niente, a noi ci interessa il diritto sacrosanto della casa, ci interessa che questo governo infame di destra, che la Meloni la smetta di far sfrattare la gente. Ci siamo impegnati già da ieri e speriamo già sabato mattina, grazie al nostro avvocato, di parlare con il prefetto di Roma e bloccare, almeno per il periodo pasquale, gli sfratti, in modo di poter permettere di lanciare la nostra campagna politica per la petizione popolare per la regolarizzazione di tutti gli occupanti. Sia chiaro, per noi non esistono cittadini di serie A o cittadini di serie B. Nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, qualche movimento per la casa ha firmato un protocollo di intesa a dir poco infame. Chi ha precedenti penali o chi prende condanne non può scendere la residenza. Questo non avverrà mai per noi. Per noi la sanatoria deve valere per tutti. Per tutti. Perché noi non facciamo gli sbirri, non facciamo i giudici e non facciamo i moralisti. Non guardiamo le ferite penali delle persone. Per noi i diritti sociali valgono per tutti i nostri connazionali e per tutti i nostri concittadini. Quindi, e concludo perché non voglio annoiarvi troppo, la nostra presenza sarà sempre là al vostro fianco. Speriamo di ottenere immediatamente la prima grande vittoria, che è il blocco degli sfratti almeno per 90 giorni già da sabato mattina. Altrimenti quella che oggi è stata una mobilitazione pacifica e tranquilla, perché questo vogliamo fare, si trasformerà in una manifestazione e una mobilitazione sempre più radicale, perché noi chiediamo oggi, con il senso di responsabilità, di fermare gli sfratti. Noi chiediamo che il problema emergenza abitativa non diventi un problema di ordine pubblico, ma siamo disposti a far diventare il problema diritto alla casa un problema di ordine pubblico, perché se vogliono la guerra troveranno. Ovviamente siamo anche persone responsabili, siamo padri di
famiglia, vogliamo bene alle nostre donne, rispettiamo le mogli dei nostri amici, rispettiamo i figli, le fighe di San Basilio e di Roma, che di Roma sono i meglio fiori, e faremo di tutto affinché mai nessuno sarà in pericolo e affinché tutto si possa ottenere sempre nella massima trasparenza e nella massima tranquillità. Ma sicuramente, sicuramente non ci faremo portare sotto i ponti senza colpo ferire, perché togliere la casa vuol dire togliere la dignità alle persone, togliere la casa vuol dire togliere l'ultima cosa, la cosa più importante, vuol dire strappare alle proprie famiglie, ai propri figli, quello che è il cuore pulsante della vita quotidiana. Torno a ripetere, se ne facciano tutti una ragione, non ci interessa né il colore politico, né gli applausi, né i consensi, né i voti. Quello che conta per noi oggi è San Basilio, così come conta la Rustica, così come conta Primavalle, così come contano tutte le periferie romane e tutti i quartieri. Vogliamo tornare nelle borgate romane, quelle borgate che proprio loro, nei salotti televisivi, troppo spesso hanno offeso, hanno umiliato, hanno mortificato e hanno criminalizzato. Noi con orgoglio sventoliamo il tricolore in nome del riscatto sociale di quelle borgate e in nome dei diritti negati. Buonasera a tutti, vi abbraccio uno a uno e vi mando il mio bacio più grosso. Viva San Basilio, viva Roma Libera, viva l'Italia Libera e Popolare. Grazie a tutti.